Buon pomeriggio amici, benvenuti a un nuovo punto d'incontro che oggi abbiamo con un club service, il Sor Optimist Messina International. Con noi c'è la presidente di questo club service, la signora Viviana Girasole. Ringraziamo lei per essere qui con noi e abbiamo in collegamento quattro socie del Sor Optimist. Tutte donne, presidente. Sì, sì, buonasera. Buonasera. Sì, tutte donne perché il nostro club è un club di donne che lavorano e che hanno come proprio scopo il loro operato proprio di portare avanti la condizione della donna e soprattutto trovare degli spunti per proprio per migliorare le condizioni di vita della donna, proprio anzi addirittura il nostro tempo sarebbe proprio di cambiargli la vita in meglio. Ecco, questo davvero è un sogno, cambiare la vita di tante donne. Sì. E il club da dove? A Messina da quanto tempo? Dunque il nostro club è stato fondato nel maggio del 1964 e quindi da allora operano sul territorio. Poi noi abbiamo anche fondato altri club della provincia, infatti Milazzo, Lipari, Spadafora, Pozzo di Gotto e per ultimo 2 anni fa Nebrodi. Nebrodi. Sì. Quindi siete dei gruppi, diversi gruppi di donne? Sì, sì. Ecco, che cosa fate voi per la città? Sono dei progetti in particolare che sono di tutto il Sor Optimist nazionale o internazionale? Sì, 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 perché noi abbiamo dei progetti nazionali ogni anno e cerchiamo di portarli poi sul territorio. Quindi noi sono dei progetti nazionali che però vengono e ognuna di noi poi sul territorio decide anche come comportarsi, cosa scegliere anche sul territorio. Infatti noi abbiamo un grande bel progetto che è quello Si sostiene il carcere e da tanti anni lo portiamo avanti, ma quest'anno proprio il nazionale ha deciso di mettere su proprio un laboratorio di sartoria per iniziare a fare queste mascherine che diciamo qui un discorso io. Di attualità 500 mascherine sì, un molto discorso attualità. Di attualità molto ecco attualità. Avete messo un po' da parte, ma che poi non è messo da parte, però in prima linea questo discorso delle mascherine. Mascherine, che cosa fate con queste mascherine? Lei ce ne ha una sì, in mano? Sì, ne ho una in mano, sono state fatte proprio dalle mani delle... Ma sono i colori del vostro... Sì, sì, ecco, sì, io c'è un logo, è la stoffa è il logo, cioè proprio c'è il logo del Sor Optimist e noi siamo proprio un azzurro e un giallo e quindi è proprio questo. E ne avete realizzate perché il progetto nazionale quante ne prevede? 5.500 perché tante siamo le socie in Italia, sì, suddivise in 159 club. E a Messina invece cosa avete fatto? A Messina abbiamo fatto una bellissima stanza perché abbiamo fatto un protocollo con... Per quanto riguarda le mascherine, voi quante ne avete realizzate a Messina? Cioè noi le mascherine sono per noi sono 42 perché siamo noi 42 nel socio, però noi mascherine diciamo durante il lockdown abbiamo fatto un progetto di mascherine proprio queste qui FFP2 queste ecco FFP2 e ne abbiamo sempre con un progetto nazionale ne abbiamo ordinate 3.000 da donare a tutti gli ospedali d'Italia. Le realizzate e le ordinate anche già pronte. Sì, certo, queste le abbiamo ordinate in quel periodo del lockdown che era molto anche difficile poterle reperire sul mercato, però siamo riuscite, ne abbiamo reperite 3.000 e anche noi come soci insomma, del club di Messina ne abbiamo donate 100 al Policlinico di Messina e poi abbiamo fatto anche un'altra raccolta privata tra di noi, proprio tra di noi soci, e ne abbiamo regalate altre 280. Ecco, quindi vi date insomma da fare poi per il territorio. Sì, ci sono anche dei progetti istituzionali che voi sono già consolidati.
dati, come per esempio il contrasto alla violenza di genere. È consolidato, è un nostro grande progetto, perché è il nostro proprio motto di riuscire quando potremo, ecco, la violenza, liberare la violenza. Noi abbiamo un protocollo nazionale con l'Arma dei Carabinieri, che è già stipulato nel 2015, e dove in ogni caserma dei Carabinieri noi possiamo fare una stanza che si chiama proprio stanza tutta per sé. È una stanza di ascolto per le donne che hanno subito violenza e che vogliono denunciare la violenza. Quindi noi è da 3 anni e l'abbiamo realizzata nella caserma Bonsignore vicino alla Villa Mazzini, ed abbiamo proprio fatto una stanza arredata in modo molto sobrio, però bella, in cui la donna può sentirsi tranquilla e anche seguita è ascoltata da persone che hanno proprio la loro un'alta specializzazione in questo, che le accompagnerà poi anche nel percorso, che sarà molto duro. Quindi il ruolo del Soroptimist in questo caso, in questa stanza tutta per sé, è stato quello di arredare la stanza? Sì, noi l'abbiamo arredata, abbiamo fatto anche un piccolo angolo per l'ascolto dei minori, e poi chiaramente dall'altro lato c'è proprio, sono tutte le apparecchiature, le cose per ascoltare ovviamente dei carabinieri. Bene, io direi di sentire, visto che stiamo parlando di difficoltà delle donne, di sentire intanto salutare le vostre socie Soroptimist, le nostre amiche. Buon pomeriggio a tutte voi, Giusy Furneri, Rosalba Ristagno, Linda Schipani e Carmela Spadaro. E inizierei proprio a sentire Giusy Furneri, che conosciamo ovviamente perché è stata assessore regionale qualche tempo fa, e Giusy Furneri ci parla del progetto nazionale Donne e Lavoro. È un'azione in particolare che si sostiene il carcere. Cosa significa, Giusy Furneri, questo progetto? Intanto buonasera a tutti e grazie dell'opportunità che mi si offre di poter parlare di un progetto che mi sta a cuore, che ci sta a cuore come socio e come Soroptimist di Messina, ma direi come Soroptimist di tutta Italia, tant'è vero che proprio come Unione, quindi come Soroptimist nazionale, abbiamo vinto il premio europeo proprio per questo progetto, si sostiene le donne in carcere, donne e lavoro. E quindi sono particolarmente orgogliosa di questa cosa, devo dire il vero, perché forse in maniera un po' con un certo intuito particolare, il Club di Messina già da anni si era dedicato aveva prestato la sua attenzione nei confronti della situazione delle donne nelle carceri, e già dal 2015 avevamo intrapreso una serie di attività che andavano nel senso poi segnato dal progetto nazionale si sostiene Donne e Lavoro per le donne in carcere. E devo dire che forse in maniera un pochino più nuova rispetto forse a quello che era stato fatto fino a quel momento nei confronti sia delle donne in carcere, ma probabilmente anche proprio come modalità di essere dello stesso club, in quegli anni il nostro club aveva volto la sua attenzione non soltanto nel creare delle opportunità per rendere più accessibili i luoghi di frequentazione, di incontro fra le carcerati, i carcerati e i familiari, arredando, apportando dei miglioramenti all'ubicazione, rendendole più accoglienti, ma mirando a qualche cosa che fosse formativo e emancipativo per le detenute in quanto donne. Quindi la nostra attenzione si era spostata da una mera attenzione logistica, arredativa, di miglioramento dell'habitat, a un'attenzione invece rivolta alle donne in quanto donne in carcere, in quanto alla loro condizione. E infatti in quegli anni abbiamo cominciato un'attività che poi
è andato sia nel senso della formazione, che abbiamo fatto delle convenzioni, si è portato una serie di attività di lettura, di scrittura, di autobiografia, di scrittura autobiografica, di incontri musicali che abbiamo portato dei ragazzi del Corelli. E da ultimo, quando appunto c'è stata questa opportunità che nasce proprio nell'ambito di un progetto del club nazionale, che decidono di affidare una commessa per fare 5.005 mascherine da distribuire poi fra le varie socie di tutti i club d'Italia, l'Unione Nazionale, quindi il club nazionale, decide di farlo per quanto riguarda il sud, di destinarlo di affidarlo alle carceri di Messina, proprio perché Messina si era distinta già in questo senso, aveva già un'esperienza in questo senso, quindi siamo stati contenti di essere scelte come carceri del sud per fabbricare queste mascherine, appunto come diceva la nostra presidente, la quale già ha detto in maniera magnifica come sono andate le cose. Devo dire che questa opportunità ci è stata affidata dal nazionale, ma ci è stata resa possibile dalla partecipazione, direi dal fatto che il progetto è stato poi concretamente realizzato da Arte 20, che è un'associazione diretta dalla dottoressa Daniela Orsino, che sì, lavora già nelle carceri da tantissimi anni, che aveva fatto del teatro, che quindi aveva la possibilità di una frequentazione più diretta. Sì, promuove attività teatrali già da diverso tempo, noi l'abbiamo seguita diverse volte, abbiamo fatto vedere poi che cosa ne è venuto fuori, ricordo quel recital su Mina, sì, dove c'erano queste detenute che cantavano davvero brave, brave, e sono sicuramente delle cose che mirano a portare un po' di luce insomma all'interno, sì, del carcere, sì. E quindi voi grazie a Daniela Orsino siete riusciti a fare questo sì, lavoro? Sì. Sì, perché fra l'altro la difficoltà di averle fatto in un periodo di Covid, a noi sarebbe stato sarebbe stato impossibile entrare nelle carceri e seguire da vicino, certo, il lavoro delle detenute, e invece tutto questo è stato fatto da Daniela Orsino, dalla sua associazione, la quale l'ha seguita, diciamo, passo passo, e ci ha reso possibile la realizzazione del progetto, altrimenti sarebbe stato più difficile. Chiaramente il materiale è stato offerto dal club nazionale, la nostra presenza è stata sempre attiva e il nostro contatto con Daniela Orsiva, la presidente Viviana Girasole, e io che in qualche modo ho anche ero vicina alle detenute che conoscevo tempo, cioè abbiamo seguito da vicino, ma se non ci fosse stato l'associazione avremmo trovato certamente difficoltà. Posso dire che bello, e in tutto questo Giusi, abbiamo rispettato Giusi i tempi. Dico, è molto bello anche questa collaborazione tra club service, associazioni, sì, davvero dei punti di incontro, possiamo anche dire questo, no? Sì, sì. Quindi siete riusciti, grazie a loro. Sì, Giusi, prego. Voglio dire che questa dialettica fra le parti, fra il club service, l'associazione e l'istituto, che ha risposto benissimo grazie alla dottoressa Sciavicco, la quale ancora una volta è una donna, ha mostrato una grande apertura a interagire con questi soggetti, al di là di tutte le pastoie che ci sono nei rapporti con le carceri, delle giuste pastoie a volte che ci sono nei rapporti con le carceri, la dottoressa Sciavicco ci ha reso facile, diciamo, possibile questa la dialettica fra le parti e la realizzazione, e quindi questo è stato un altro punto di forza. E fra l'altro, avendo acquisito dei macchinari ed essendoci già all'interno un laboratorio teatrale, un laboratorio, adesso un laboratorio possiamo dire manufatturiero, perché il Solo Optimist nazionale ha donato delle macchine da cucire, delle forbici, cioè tutta un'attrezzatura di sartoria che quindi, può essere, oltre alle mascherine, che non cosa fa?
fanno, Giusy Furnari, oltre alle mascherine, cosa si fa in questo laboratorio? Lo chiediamo alla Presidente. Se il Cosa si desiderio è pensa proprio di... un laboratorio di sartoria per poter fare poi proprio i costumi di scena, Che per in bello, maniera per il che noi, teatro? sì, per il teatro, Per il loro per il loro teatro? teatro, poi uno può anche vedere, Certo, può chissà darsi quello anche che riuscire a verrà far fuori, fuori, eh? sì, Bene, per questo. bene. Giusy, io la ringrazio, Giusy Furnari, perché volevo sentire un attimo la Presidente per quanto riguarda la violenza di genere. Voi sicuramente puntate molto sulla violenza di Sì, genere e c'è proprio un progetto in particolare. quest'anno in particolare, siccome noi abbiamo questo, diciamo, periodo, di attivismo contro la violenza di genere che va dal 25 novembre al 10 dicembre, 25 novembre perché è il giorno proprio della violenza, sì, in tutto il mondo è il giorno della violenza contro, le Sì. donne. E il 10 dicembre invece è la giornata dei diritti umani e quindi noi facciamo proprio il Sor Optimist Day, è proprio per esaltare questa giornata e chiudiamo questi 16 giorni di attivismo. Però durante questo periodo noi innanzitutto coloreremo di arancione, come per tutta Italia, tutto il mondo, coloreremo di arancione dei palazzi e quest'anno cercheremo di colorare la caserma dei carabinieri dove abbiamo fatto la nostra stanza, dove c'è Stanza. questa stanza proprio per illuminare e dare alla donna l'idea che lì c'è un posto dove può essere aiutata e quindi in questo senso. Poi illumineremo anche la prefettura perché la nostra prefetta Lebrizzi è molto attiva e è Anch'essa molto donna. sensibile, molto sensibile a queste problematiche, ci ha sempre supportato. E quest'anno illumineremo d'arancione anche la Madonnina, la stella della Madonnina, perché è un simbolo per la nostra città. E poi con tutto il bastione illuminato penso che sarà vista anche dalle persone in transito nel traghetto. E quindi penso che sia una cosa bella. Certo, i punti di Sì, riferimento per le donne, sì. e in questo caso chiamo la signora, la dottoressa Rosalba Ristagno, i punti di riferimento sono tanti. Per le donne voi avete anche un progetto interessante che si chiama Baby Pit Stop. Di che cosa si tratta? Intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a questo incontro. Dunque, il Baby Pit Stop fa parte di un progetto nazionale dove, che viene, diciamo, la traduzione letterale di Baby Pit Stop è un punto di sosta per i bambini, in particolare delle mamme che allattano. L'iniziativa è stata presa dall'UNICEF per sancire i diritti che sono scritti nella Convenzione internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Si tratta appunto di uno spazio dove la donna può sostare. È stato firmato un protocollo d'intesa con il Sor Optimist, hanno firmato il presidente nazionale dell'UNICEF Francesco Samengo e la nostra presidente nazionale Mariolina Coppola. Per quello che riguarda il Sol Optimist, l'entusiasmo a firmare questo protocollo d'intesa, oltre ad aver condiviso proprio il punto dove la donna si ferma per allattare il bambino, e non soltanto questo, perché per il principio soroptimista è quello di dare a ciascuna donna la possibilità di riappropriarsi del disegno che lei stessa traccia per la propria vita. E non solo per la donna stessa, ma anche un progetto per chi guarda le donne, perché capisca che la scelta di allattare non è soltanto il fatto in sé dell'allattare, ma è la rivendicazione di un diritto o dovere della madre nei riguardi del E bambino. dove si Questa è una trovano cosa messine importante, questa è una tappa queste stanze? fondamentale Dottoressa nell'empowerment Ristagno, della donna. vediamo se mi riesce a sentire, dove si trovano a Messina queste stanze? Ce n'è una, ce n'è più di una? Noi ne abbiamo già, c'è l'accordo per realizzarla presso la biblioteca Tommaso Cannizzaro, che ha anche uno spazio per ragazzi e adolescenti, presso il Paracultura Antonello. Il Sor Optimist allestirà, attrezzerà questa stanza
con una poltrona comoda, un fasciatoio e uno spazio giochi per i bambini, mentre l'UNICEF metterà a disposizione opuscoli informativi, brochure divulgative preparate. Non è attiva, lo reggeremo. In quanto tempo sarà realizzata, dottoressa Ristagno? Passerà pochissimo, siamo in un periodo difficile, però gli accordi sono stati già presi, il referente dell'UNICEF nel nostro territorio presta un po' perché possiamo partire quanto prima e lo faremo materialmente, cioè come progetto è già pronto, dobbiamo porlo in essere materialmente, però ci sono questi limiti e queste difficoltà, chiaro. Anche perché la donna che allatta non andrà sicuramente in questo periodo di ristrettezze ad allattare il bambino alla biblioteca, sicuramente no. Però è sempre un'altra cosa. Sì, soprattutto quando ripartirà il teatro dal vivo, e allora ci sarà bisogno di ci sarà la possibilità di frequentare locali pubblici, perché la biblioteca è un locale pubblico. Infatti. Abbiamo queste difficoltà purtroppo. Senta, ma che cosa mi dice quando le dico api? Quando mi dice api è una cosa che mi tocca particolarmente, tocca particolarmente la mia sensibilità. Allora, il prossimo anno, come ha già detto la nostra Presidente, ci sarà la ricorrenza del centenario della nascita del Soroptimist nel mondo. Nel 1921 un gruppo di donne soroptimiste, non erano ancora soroptimiste, era un gruppo di donne libere, che si lottò con il consenso anche dell'opinione pubblica perché una foresta di sequoie non fosse abbattuta, e questo succedeva nella città di Oakland in California. Questa vittoria di queste donne le portò a riunirsi in un club, il primo club soroptimista. Soroptimist deriva dalla fusione delle due parole latine sorores optime, donne, sorelle ottime. Sì. E quindi le api, alla fine come si arriva alle api? Ecco, deve essere un po' più concisa perché abbiamo poco tempo, devono parlare anche le altre. Per la ricorrenza del centenario è stato scelto tra i vari progetti presentati dai vari club d'Italia il progetto dal nome Oasi delle api, Saving Beats, salviamo le api. Noi sappiamo che per la presenza delle api per l'ecosistema è fondamentale, per cui siccome in questo periodo sta succedendo che le api vanno scomparendo, e io voglio aggiungere che se scompaiono le api anche la nostra stessa vita è in pericolo, perché l'impollinazione delle api permette la coltivazione, lo sviluppo del 70% delle vegetazioni di cui noi stessi ci nutriamo. Sì. Quindi le api vanno morendo perché per il cambiamento climatico, per la dissennatezza anche dell'uomo, con l'uso incondizionato di pesticidi, con i progetti di agricoltura moderni, quali quelle delle monoculture, che determinano deserti verdi dove le api percorrono volando. E quindi io volevo capire, si è bloccato un attimo il video, volevo capire dunque, Presidente, come agite per quanto riguarda questa salvaguardia delle api? La salvaguardia delle api, quindi noi ora cercheremo di riportare questo sul nostro territorio, vedere cosa si può fare per aiutare lo sviluppo sempre di queste api, e anche fare qualche cosa di utile anche come studio, anche per le scuole, per esempio, perché riesco anche i bambini a capire per quale motivo le api sono importanti per la nostra vita, e cercheremo anche anche la possibilità di trovare dei terreni incolti per poter piantare delle piante che possono essere utili alle api per sopravvivere, per aiutare, perché
Il problema purtroppo è che se non trovano più i loro spazi, il posto dove possono impollinare, noi moriremo insieme alle api. E a proposito di natura, possiamo attaccare il discorso con le famose clementine. Sì, clementine. È un sostegno che sì, voi fate quest'anno, con questa quest'anno frutta. Il Sor Optimis Nazionale ha dato il suo patrocinio pure a questo progetto, le clementine. Questo progetto è nato nel 2013 per ricordare una ragazza, Fabiana Luzzi, che è stata praticamente era una ragazza di Corigliano Calabro, una studentessa che è stata massacrata dal suo fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari. E allora questo progetto è nato proprio per ricordare Fabiana e quindi tutte le donne che sono morte per violenza, aiutare la Confagricoltura Donna, esattamente, quindi tutta la parte di agricoltura femminile in Calabria, che fa proprio e produce le clementine, che a sua volta verranno vendute e il ricavato verrà dato all'associazione Dire, che sono associazioni antiviolenza che praticamente giornalmente loro aiutano queste donne a uscire fuori dall'incubo della violenza, per cui a dare sviluppo proprio a queste donne, a questa agricoltura femminile, e quindi dare quel supporto, diciamo, per potersi sganciare da quella sudditanza economica che tante volte è proprio la sua. Davvero. Quindi noi porteremo questo. Non è solo la vendita delle clementine. No, è tutto quello che quindi noi cerchiamo proprio di aiutare anche l'imprenditoria femminile, proprio per aiutarla per avanzare, ecco, nel loro stato. Questo è quello che noi cercheremo di fare quest'anno. Anzi, le clementine purtroppo non potranno essere vendute nelle piazze come sempre, ma verranno vendute online e poi mandate recapitate direttamente a casa. Quindi adesso volevo sentire un attimo Linda Schipani, che è collegata con noi, perché c'è anche un progetto scuola che state portando avanti. Linda, di che si tratta? Un progetto scuola che riguarda i temi ambientali, tutela dell'ambiente, e l'idea è quello di entrare nella scuola attraverso uno strumento didattico molto semplice, allegro, un quadernino di educazione ambientale che attraverso delle immagini illustrato, che attraverso 10 immagini tratta quei temi veramente importanti che vanno dalle risorse naturali alle trasformazioni industriali fino ad arrivare ai rifiuti e ai sistemi di smaltimento e poi di recupero. Quello che noi vogliamo è istruire e sensibilizzare i temi dell'ambiente, perché non basta conoscere questi temi, ma bisogna essere proprio sensibili a salvaguardare l'ambiente, soprattutto riducendo il nostro impatto ambientale e quindi la produzione dei rifiuti. Vogliamo entrare nelle scuole attraverso questo quadernino di educazione ambientale, che è anche accompagnato da dispense per docenti, per dare degli input al docente in modo da utilizzare il quaderno proprio come qualcosa che lo studente possa creare giorno per giorno attraverso disegni, scritti, poesie. Insomma, è uno strumento che ti invita ad analizzare i temi ambientali. Che bello, creare gli strumenti per i temi ambientali, questa è una gran bella cosa. E oltre a questo, perché davvero toccate tantissimi argomenti, volevo parlare un attimo con la signora Carmela Spadaro di Educazione Finanziaria. Ma di che si tratta? È una cosa davvero interessante. Sì, in effetti è un corso veramente interessante. Io lo sto frequentando per come referente appunto del club. Ed è un progetto che per il Sor Optimis viene curato dalla Banca d'Italia, e con questo progetto si vuole sostenere l'avanzamento proprio della condizione femminile. Cioè, si è visto per statistica che il livello di alfabetizzazione finanziaria in generale degli uomini è molto basso, però in quest'ambito c'è una certa differenza proprio fra la donna e l'uomo. Vero, cioè, nel senso che proprio le donne hanno una minore propensione a interessarsi della moneta, della finanza,
dei sistemi di pagamento. E questo corso, per l'appunto, ancora siamo arrivati alla seconda, abbiamo fatto la prima e la seconda riunione, questo corso parla proprio di cultura finanziaria, parla di un'economia, di una pianificazione familiare, e quindi hanno un po', ci spiegano come cioè fare il budget, fare la programmazione finanziaria della famiglia, nell'ambito della famiglia. Molto interessante. Come si fa? Come partecipano queste le donne? Ecco, dico, noi abbiamo questo compito. Ci vengono praticamente dati questi elementi base, e poi noi dobbiamo portare a che hanno una cultura un attimo più bassa, e sono quelle che hanno una minore dimestichezza con la finanza, e portare a loro questi elementi base in maniera tale da arricchire e portare avanti la loro condizione femminile, il loro approccio con la moneta, il loro approccio con i sistemi di pagamento. Bello, bello, veramente molto interessante. Sì, è veramente interessante. Sì, infatti. Io ringrazio le nostre ospiti perché il tempo vola davvero quando poi sei in tanti, quindi ringrazio Giusy Furnari, Rosalba Ristagno, che sono scappate perché la linea è caduta, quindi ci sono scappate, Linda Schipani e Carmela Spadaro. Io ringrazio tutte voi, Presidente Girasole, Viviana. Un'ultima cosa, un messaggio che vuole dare da parte del Sol Optimist alle donne messinesi. Alle donne messinesi. E innanzitutto cercare di essere, di porsi dei limiti e cercare di superarli, superare il limite, cercare di sempre di attuare quello che sono i loro sogni, quello che loro sono le loro ambizioni, e cercare di attuarli. Io quindi mi auguro puntare, ecco, a degli obiettivi, magari. Sì, sicuramente obiettivi, e sfondare quello che dicono il tetto di cristallo, e cercare, appunto, noi infatti abbiamo delle diverse, anche tra le altre cose non ho avuto il tempo di poter dire, abbiamo anche un corso Bocconi per questo, cioè trovare una giovane laureata messinese chiaramente, che fa un corso lì all'Università Bocconi con docenti che l'aiutano a rendersi prendere coscienza di sé e porsi come per la leadership, e porsi al mondo del lavoro con impegno, e proprio sostenuta da questo corso, e le ragazze che lo frequentano sono entusiaste di questo. Ebbene, quindi con questa voglia di affermarsi, sì, insomma, nel mondo, noi ringraziamo la dottoressa Girasole per essere stata con noi, e noi finiamo anche questo punto d'incontro e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata. A presto e grazie, sì, per averci seguito.